RDA Radio 1, Radio Ballerina One, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. Di nuovo il più cordiale ben interconnessi, naturalmente sempre qui con Siamo di Ricette, insieme a voi Roberto De Angelis che vi augura buon ascolto. Parliamo oggi dei mandorlissimi all'anice, le dosi per 4 persone, attenzione gli ingredienti, serviranno 100 g di mandorle a scaglie, zucchero in granella, 300 g di farina zero, 300 g di zucchero di canna, mi raccomando che sia di canna, 50 g di frumina, 75 g di burro, 40 g di liquore all'anice, un uovo intero, 3 tuorli, un limone e mezza bustina di lievito e infine sale quanto basta. Vediamo come si dovrà elaborare questa ricetta. In una ciotola dovrete mescolare le due farine con il lievito e con lo zucchero, poi unire il burro morbido, un pizzico di sale, la scorza grattata del limone, il liquore e infine l'uovo e i tuorli. Amalgamate il tutto aiutandovi con un cucchiaio di legno, dato che il composto risulterà morbidissimo e appiccicoso. A questo punto trasferitelo in una tasca da pasticcere munita di bocchetta grossa e liscia e formate sulla placca del forno ricoperta con carta da forno dei mucchietti grossi più o meno come una noce e ben distanziati tra loro. Spennellate la superficie con acqua e ricoprite con le scaglie di mandorle. Cuocete nel forno caldo, mi raccomando, a circa 180 gradi centigradi per circa 20-22 minuti. Poi estraete la teglia e cospargete la superficie dei biscotti con la granella di zucchero. Passate il tutto ancora nel forno per altri 5 minuti, poi sformate e lasciate intiepidire. Questi biscotti sono buoni, chiaramente sia tiepidi sia freddi, e si conservano morbidi per alcuni giorni. E attenzione, quest'ultimo aspetto, questo di conservarsi morbidi per alcuni giorni, sarà molto molto fondamentale, perché se coloro che avete in casa non ne vorranno mangiare tanti, questi biscotti mi dicono che si mantengono fra i 4 e gli 8 giorni, forse il 7-8 giorno cominceranno a indurirsi, ma 4-5 giorni viene assicurata la loro morbidezza. Sono biscotti, lo ripeto, buoni sia tiepidi sia freddi, forse freddi si gustano molto meglio. Allora, un buono spuntino con questi biscotti mandorlissimi all'anice e noi ci risentiamo al prossimo appuntamento.